La missione della Chiesa in Europa è innanzitutto la missione della Chiesa dovunque, sempre l'evangelizzazione. Però è chiaro che in questo momento, in prospettiva europea, soprattutto guardato dagli occhi o dalla posizione della Commissione delle Conferenze Episcopali Europee nei confronti delle istituzioni europee, questa missione generale si traduce in una forma molto specifica che io direi in questi termini: aiutare quest'Europa che è nata comunque da radici cristiane anche nella sua forma di unione o comunità prima, adesso ha bisogno di ritrovare un'anima che sembra perduta dietro per un verso i tecnicismi e per altro verso i populismi. Queste contraddizioni e questi contrasti che attraversano i popoli europei prima che gli stati sono una minaccia, un cammino europeo di cui oggi c'è più che mai bisogno per i singoli popoli, per tutta la comunità europea e per il mondo intero. La missione della Chiesa in questo senso è quello di ravvivare le motivazioni ideali, le motivazioni di fondo, calate nella situazione attuale, nelle circostanze storiche di questo momento. E in modo particolare io vedo questa missione articolarsi in due aspetti. Il primo è quello di realizzare tra le conferenze episcopali e dentro le conferenze episcopali quella comprensione, quel dialogo che permetta di superare e le differenze e i contrasti che invece i popoli stanno vivendo. Poiché gli episcopati sono espressione di questi popoli, portare l'esperienza di questa fatica che si sta, di questo travaglio di questo momento e cercare di superarlo significa anticipare un esito positivo al cammino faticoso che si sta attraversando. E il secondo aspetto di questa missione, così vista in dimensione concreta per l'Europa di oggi, è quella del dialogo, un dialogo con le istituzioni, ma anche un dialogo con tutte le presenze che hanno bisogno di essere ricomposte, messe insieme perché l'Europa realizzi il suo ideale di unità che è bene per i popoli e bene per l'umanità intera.